Franco Gravina, il team manager di questi esordienti 2004 dell'AC Milan, che con molto piacere parteciperanno a questo torneo molto titolato. Torneo molto titolato che adesso un po' tutti vogliono vincere. Ci sono tante squadre italiane e estere. Come si colloca il Milan? Direi una risposta generale politica. Vedremo di onorare in maniera adeguata questo importante torneo. E anche noi veniamo con delle ambizioni, sicuramente, anche perché la squadra si sta comportando bene, come diciamo tutto quanto il settore giovanile del Milan, e che quindi speriamo che possa coronare anche con un successo questo torneo. Lei ovviamente li vede da vicino questi ragazzi, quindi vogliamo sapere qual è la loro anche emozione di poter venire in Sardegna e giocarsi anche questa possibilità. Insomma, sentono ovviamente anche il peso della maglia che indossano. Sentono il peso della maglia, sono molto contenti di venire in Sardegna perché ne hanno sentito parlare dalle squadre che hanno già partecipato, perché la nostra presenza, non dico che è storica come altri che hanno fatto le interviste, però a cui noi ci teniamo moltissimo, perché secondo noi è il sicuro coronamento di una stagione e di un lavoro che il Milan nell'attività del settore giovanile sta facendo. È una squadra buona, speriamo di vincerlo, possiamo dirlo, sì, possiamo dirlo come hanno fatto altri, sì. Perché è chiaro. I ragazzi poi sono molto emozionati perché non hanno mai partecipato a questo torneo, a questa categoria, e quindi vivono soltanto un attimo di quanto hanno sentito dai 2003 che hanno partecipato l'anno scorso, e quindi sicuramente ci vengono molto caricati. Il nostro obiettivo è quello di caricarli in maniera adeguata e di soddisfare un pochettino le aspettative del nostro settore giovanile. Ecco, chiudiamo con una riflessione sul fatto che questi ragazzi così giovani ovviamente hanno la loro ambizione, quella di andare in prima squadra, quella di fare questo percorso che li porterebbe a magari esordire nel panorama dei professionisti a grandissimo livello, come appunto può dire di essere il Milan. Sì, questo senz'altro è un discorso iniziato da molto tempo ed è un po' l'obiettivo di investire sulle categorie dei giovani che vengono e che iniziano da giovanissimi, proprio dall'età di 6 anni, 7 anni, e a mano progrediscono il loro percorso, che è anche di sacrificio, perché effettivamente non da tutti è fare una sequenza di allenamenti quotidiani, giocare la domenica, il fatto che poi vengano controllati non soltanto calcisticamente ma anche sui risultati della scuola, perché non bisogna tralasciare nulla. E che quindi, è chiaro, tutti quanti questi sacrifici hanno un obiettivo, quello di entrare a far parte della grande famiglia del Milan a livelli più alti. E quindi ci sono degli esempi e noi gli ricordiamo alcune volte questi esempi di ragazzi che hanno iniziato da piccoli e che sono arrivati in prima squadra. E magari in questa edizione potremo vedere in campo qualche giovane che fra qualche anno potremo vedere magari calcare i campi della Serie A. Noi ci auguriamo che sia sicuramente una vetrina e una soddisfazione personale, anche perché noi ci crediamo in questa squadra, ma ci crediamo anche sul lavoro svolto e programmato dal settore giovanile, che ha iniziato proprio un percorso adeguato, molto serio, che dovrebbe sicuramente continuare a dare i suoi frutti come ha fatto negli ultimi anni. Allora, in bocca al lupo anche al Milan per questa ventunesima edizione del torneo. Ma io se ci vedremo sul campo. Sicuramente, perché io sarò qui come dirigente accompagnatore della squadra. Ci fa molto piacere partecipare e speriamo in bene. Non aggiungo altro perché la scaramanzia è sempre d'ufficio. Va bene? Grazie mille. Grazie di nuovo.